Gennaro Niro, direttore generale dell'Energy Time Spike Devils Campobasso, una Serie B che avete veramente cercato tantissimo sul campo e finalmente l'anno scorso è arrivata. Sì, ci siamo riusciti dopo una lunghissima stagione, quindi la conquista della Serie C, della Coppa di Serie D, il terzo posto a livello nazionale nella Coppa di Serie D, risultati veramente entusiasmanti e non siamo mai fermati. Siamo visti il 3 agosto l'ultima volta per fare il punto della vecchia situazione, dal 4 agosto siamo partiti per organizzare questa nuova stagione e mettere a disposizione del mister Mariano una rosa veramente competitiva. Siete riusciti a portare finalmente tra l'altro al Campobasso Marco Santucci e tra l'altro anche molti ragazzi, molti giocatori che non sono neanche di Serie B ma di categorie ben superiori. Sì, giocatori che hanno creduto nel nostro progetto, ma la cosa principale che ci eravamo dati con il presidente, con il patron e con il mister è innanzitutto di far rimanere a giocare in Molise quegli atleti che hanno fatto la fortuna di tante squadre a livello nazionale. È citato Marco Santucci che ha giocato in A1, non ci scordiamo di Leo Parisi che ha giocato in A2, Domenico Maiorana, il nostro opposto Saraceno che viene dalla 3, dalla siciliana, quindi insomma è un organico veramente competitivo e ben figurare. Gli obiettivi non li dico per scaramanzia, però daremo sicuramente il meglio in ogni partita. Un progetto però che punta anche sull'S3, il settore giovanile che curerete in collaborazione con il CUS Molise, tra l'altro anche due vostri giocatori, Sulmona e proprio Santucci, faranno gli istruttori al CUS. Sì, l'idea, come spiegato all'inizio di questo progetto, è quella della collaborazione fra le tre società di Campobasso. Il settore S3, che è un settore praticamente vitale, verrà svolto sulle due società, quindi sul CUS Molise, come citato, i nostri due atleti, Marco Santucci e Michele Sulmona, nonché allenatori federali e smart coach, e dall'altra parte guidati insomma dall'esperienza incredibile di Lucia De Soccio per quanto riguarda la nuova pallavolo. Passati praticamente l'età dei 12 anni, quei ragazzi a seconda del settore passeranno alla Spike o alla nuova pallavolo per continuare la propria attività.